Salve a tutti ragazzi, rieccoci qua nel nostro video tutorial sul Pino Magazzino. In questo video andremo intanto a modificare un attimo la funzione che abbiamo fatto l'altra volta perché abbiamo dimenticato una cosuccia e poi vedremo di aggiungere qualche opzione al nostro menu e di completare quelle che già abbiamo, alcune di quelle che già abbiamo fatto. Allora, la prima cosa da modificare è intanto nella creazione del nostro prodotto P. Dobbiamo aggiungere anche che p.cancellato è uguale a 1. Che significa questo p.cancellato? Allora, cosa stiamo facendo in questa funzione? Noi stiamo creando un magazzino, ok? Il magazzino però deve essere apparentemente vuoto, nel senso che noi è vero che lo creiamo e ci mettiamo anche dei record dentro, ma l'utente non ha messo ancora nessun prodotto nel magazzino a mano, no? Perché abbiamo fatto infatti una funzione apposta, o meglio, faremo una funzione apposta che è quella dell'inserimento del prodotto. Mentre la creazione del nuovo magazzino permette soltanto di creare il file, o meglio, dovrebbe permettere solo di creare il file. Quindi, se eventualmente l'utente volesse poi leggere questo file, dovremmo farglielo vedere come se fosse tutto vuoto. E per farglielo vedere come se fosse tutto vuoto, abbiamo bisogno di impostare questo p.cancellato uguale a 1, perché quando andremo a fargli visualizzare il file con un'altra di queste nostre funzioni, per esempio, la visualizza magazzino, ecco. I prodotti cancellati non li dovremo far vedere. E quindi, siccome all'inizio noi impostiamo che sono tutti cancellati, in realtà non faremo vedere nulla se l'utente crea il magazzino e va a vederlo. Ok? Gli diremo semplicemente che è vuoto e che non ha ancora inserito nessun prodotto. Perfetto, quindi questo p.cancellato uguale 1 l'abbiamo sistemato. Ora, l'altra volta abbiamo aggiunto anche la sovrascrittura, però non l'abbiamo provata perché non c'era più tempo. Quindi io direi avviamo il nostro progettino. Io nel frattempo vado a pescare il progetto vero e proprio che sta in documenti C++ magazzino Pino, eccolo qua. E quindi questo qui è il pizza.magazzino. Adesso ovviamente gli diciamo di ricrearlo, gli dico che si chiama pizza e lui mi dice che esiste. Vuoi sovrascriverlo? Certo che sì, fai scritto correttamente. Se le avessi scritto. Ah, e guardate, se andiamo a vedere la data di ultima modifica, lui mi dice 31 gennaio 2014 alle 17:15. E infatti oggi è 31 gennaio 2014 alle 17:15. Se adesso vado a creare di nuovo un nuovo magazzino, e dico sempre pizza, però stavolta gli scrivo no, adesso sono le 17:16, lui non fa nulla. E infatti il mio magazzino, vedete, dà ancora 17:15 come orario. Quindi la nostra funzione funziona, premiamo 6 per uscire e aggiungiamo anche qua nel nostro controllo che magari S potrebbe essere maiuscola. Quindi se inseriamo la S minuscola o quella maiuscola, la cancellazione, anzi la sostituzione del nostro file avviene. Altrimenti non succede niente. Benissimo, alla fine mettiamo magari una cout end L, operazione completata. Vediamo. Gli faccio creare un magazzino, lo chiamo polpetto. Lui me l'ha creato, vedete, polpetto.magaz e mi dice operazione completata, premere un tasto per continuare. Magari questo premere un tasto per continuare lo facciamo a capo. Quindi dopo la endel, cioè dopo l'operazione completata, buttiamo là un paio di endelle, così viene meglio. E direi anche di nascondere il menu quando andiamo in una delle nostre funzioni del nostro menu. Quindi, per nascondere i menu, ci basta semplicemente fare una system CLS all'inizio della funzione. In questo modo. Proviamo. E infatti, vedete? Lo chiamo Lollo. Fai scritto correttamente, operazione completata. Premi un tasto per continuare. L'ha creato, sì che l'ha creato, sta qua. Perfetto. Quindi direi che la prima funzione è completa e la possiamo lasciare stare. Dopodiché andiamo a vedere che altro abbiamo. Inserisci prodotto. Beh, questa già mi piace. Allora, iniziamo a creare appunto il prototipo. Non il prototipo, scusate. Sì, dicevo bene, il prototipo. Quindi void, abbiamo detto. Inserisci prodotto. Inserisci prodotto. Con una O e senza la I, perfetto.
Questa qui la ricopiamo per metterla sopra come prototipo. Benissimo. E qui ragioniamo un attimo su quello di cui abbiamo bisogno, su quello che ci serve appunto per poter creare un prodotto. Allora, intanto, siccome dobbiamo andare a lavorare sul file, sicuramente ci servirà un puntatore. Dopodiché, anzi, io direi di fare una bella cosa. Prima di fare l'inserimento di un prodotto, direi di fare una bella cosa. Allora, facciamo così, il nostro menu lo dividiamo. Facciamo due menu. Uno che ovviamente è principale e un altro che è secondario. Facciamo che il primo menu ci permette di creare o di caricare un magazzino. Ok, altrimenti potremmo avere degli errori se per esempio andiamo ad inserire un prodotto senza aver aperto prima un magazzino. E comunque è meglio, diciamo, caricarne uno e lavorare poi su quello, quindi senza far rimettere ogni volta il nome del nostro magazzino. Quindi facciamo così, per il momento queste qua le commentiamo. Poi andiamo a ragionare su come le dobbiamo fare. Questo esce dal programma, ce lo conserviamo e lo mettiamo qui. Dopodiché ci dichiariamo un bel magazzino globale, quindi un puntatore a file. Lo chiamiamo magazzino aperto. Ok. E questa funzione carica un magazzino. La facciamo adesso. Anzi, non carica, apri. Apri un magazzino. Anzi, non un, apri magazzino, va bene così. Perfetto. Andiamo a farci prima questa qui. Quindi lasciamo un attimo da parte l'inserimento del prodotto. Quindi, questa sarà una void. Apri magazzino che dovrà prendere dovranno dire che il magazzino, anzi no, dobbiamo farci inserire ovviamente il nome del magazzino, quindi lo facciamo inserire una volta sola. Facciamo così, quindi copiamoci dalla crea magazzino queste tre istruzioni. Nome del magazzino non da creare ma da aprire, e facciamo una cin nome file. Perfetto. Dopodiché il magazzino aperto sarà uguale a if open nome nome file lo dobbiamo però accocchiare con la str cat, quindi qui ci andiamo a mettere la str cat come avevamo fatto un'altra funzione, e lo apriamo ovviamente in modalità di lettura e scrittura, quindi r più b. Dopodiché, se il magazzino è diverso da null, anzi no, se è uguale a null, quindi se non esiste, attenzione, errore nell'apertura del magazzino. E ci mettiamo una end L, altrimenti nulla. Quindi va bene così. Va bene così. Anzi, possiamo anche fare che tutto questo lo mettiamo in un bel ciclo do while e lo facciamo fare finché non ci viene inserito un magazzino decente. Quindi tutto questo viene fatto while magazzino uguale a null. Dopodiché, se effettivamente, questo lo mettiamo all'inizio, ora vi faccio capire perché. Ecco, no, no, scusate, ho fatto una cavolata. Devo copiare questa condizione. Ok, allora, guardate un po' che ho fatto. Ho fatto un ciclo do while. E all'inizio del ciclo do while lui controlla se il magazzino aperto è uguale a null. Ovviamente, il magazzino aperto all'inizio sarà. Ah, però sarà null, ha ragione. Quindi no, niente, questa cosa la togliamo. Vediamo un po'. La mettiamo dopo che forse è meglio. Qua. Ok. Proviamo ad aprire e a vedere che succede dopo aver messo questo bel punto e virgola. Quindi io faccio F9. Ah, non abbiamo chiamato la funzione, quindi non succederà assolutamente niente. Quindi nel caso 2 lui deve aprire il magazzino. Così. Abbiamo messo il prototipo di questa in alto. La mettiamo adesso.
Void pure lì. Vediamo un po'. Allora, apri magazzino. Nome del magazzino da aprire. Prendiamone uno di quelli che abbiamo. Quindi, che ne so, pizza. Non dice niente. Perché non dice niente? Non dice niente perché forse io non le ho detto di dire niente. Ovviamente, non gli ho detto di scrivere qualcosa se il magazzino è stato aperto correttamente. Quindi, chiudiamo. E facciamo così. Quindi qua una bella C out. Magazzino aperto correttamente. Magari mettendolo nell'else di questo if. Con un'andata a capo anche. Ok, riproviamo. Quindi apriamo magazzino pizza. Magazzino aperto correttamente, benissimo. Se invece dicessi di aprire un altro magazzino, che è il magazzino, che ne so, Pappappero, che non c'è, mi dice attenzione, errore nell'apertura del magazzino. Gli dico pizza e a questo punto funziona. Benissimo, benissimo. Ah, ovviamente dobbiamo modificare la condizione di uscita dal nostro menu, che non è più 6, ma è 3. Ok. Benissimo, fino a qua ci siamo. Ora, una volta che il magazzino è stato aperto, io direi che possiamo modificarlo. Un'altra cosa importante però è che se usciamo dal programma, ovviamente il nostro magazzino deve essere chiuso. Quindi facciamo una bella fclose nel caso 3 del magazzino aperto. Ma la facciamo soltanto se magazzino aperto è diverso da null. Ovvero se abbiamo già aperto un magazzino. Perfetto. In questo modo noi chiudiamo il nostro magazzino ed evitiamo degli errori. Benissimo. Dicevo, adesso possiamo andare tranquillamente a creare la inserisci prodotto. Creiamo la prima e poi la inseriamo nella nostra interfaccia. Allora, vedo già che ho però speso 12 minuti e mezzo, quindi non so se ce la faccio. Comunque, intanto dobbiamo creare un prodotto P che verrà modificato dall'utente, quindi dobbiamo far inserire adesso tutti i nostri campi di quel prodotto P, quindi nome, descrizione, codice, disponibilità e scorta minima. Inizia, un bel po' di cose. Me le copio qua, magari. No, non me le copio, bugie. Quindi, facciamo così. Mi copio queste, così poi non me le scordo. Allora, cout. Nome del prodotto da aggiungere. Anzi, no, nome del prodotto. Se già stiamo facendo l'inserimento, è ovvio che è da aggiungere. Quindi, cin p.nome. Occhio che questa cosa la possiamo fare perché la cin ci permette di modificare una stringa. Quindi, questo qua ce lo siamo già tolti. Poi, cout. Descrizione. E facciamo una bella cin di p.descrizione e ci siamo tolti anche quest'altra. Poi vogliamo il codice del prodotto e ci facciamo inserire cin.codice e questo lo togliamo. Cout disponibilità del prodotto e inseriamo p.disponibilità che manca la scorta minima. Cout scorta minima e facciamo una cin di p.scorta minima. Mentre il cancellato ovviamente non sarà 1 ma sarà 0 perché il prodotto è presente. Ok, abbiamo quindi preparato il nostro prodotto. Dopo tutti questi inserimenti, il nostro prodotto sarà pronto e dovrà soltanto essere scritto nel nostro file. Per il momento ci fermiamo qui, continuiamo nel prossimo video perché adesso ho finito il tempo e vediamo come utilizzare il codice del nostro prodotto per i nostri file binari. Quindi utilizzeremo il codice inserito come, diciamo, indice del record dove si trova questo prodotto nel file binario. Vedete che questa cosa ci servirà tantissimo quando vorremo andare a cercare il nostro prodotto. Per il momento ci fermiamo qui e continuiamo nel prossimo video. A presto!